Ciao bello. Pronto, sono Vittorio Sgarbi. Oh, buongiorno dottor Sgarbi. Sì, buongiorno. Mi chiamo da Roma, dove mi hanno affidato i lavori di restauro del Colosseo. Ah, li fanno finalmente, sarebbe ora, Sì, il dottor Della Valle ha lasciato l'incarico perché il comune ha bocciato la sua idea di far indossare le scarpe Tod's ai centurioni romani. Vabbè, caspita, ci mancherebbe anche quello. Sì, anche a me sembrava una stronzata. Il Della Valle aveva già preso accordi con Ridley Scott. Sì. Famoso regista con la produzione del famoso film Il Gladiatore. Per aggiungere una nuova scena al film in Blu-ray, nella quale Russell Crowe avrebbe dovuto uccidere un leone con un colpo di Tod's sulla schiena. Dottor Sgarbi, sono io da Lopagnaro, responsabile di lavori. Sì. E il dottor Della Valle ci faceva lavorare parecchio. Che famo stamattina? Un cazzo! Ma come niente? Questa mattina non facciamo un cazzo, organizzi gli operai in due squadre e facciamo una bella partitella di calcio. Ma come? Ma dottor, lo sai che a lei mi piace un botto. Ragazzi, formare due squadre da 11 che giochiamo a pallone dentro al Colosseo, va. Stavo scherzando, coglione! Capra! Ma come si fa a giocare a calcio nel Colosseo? Capra! Sì. Capra! Capra ignorante! Organizzi gli uomini che tra poco si comincia! Il mio progetto prevede uno stravolgimento totale del progetto di partenza. Cioè? Tenendo conto dei gusti dei cittadini di Roma, naturalmente dei miei, in quanto massimo esperto di arte, ho deciso di ricoprire il Colosseo con la carta da parati. Scusa, sì, carta da parati fiorata. Ma perché? Scusa. Quindi iniziamo a scarteggiare i mattoni, ma mi raccomando, fate piano, toccate i mattoni come se fossero la vagina di vostra moglie. Magari, dottor, la vagina di mia moglie è molto più antica degli mattoni del Colosseo. L'ultima volta che ci ho messo mano a Roma giravano i film da Totò. Ecco, va bene. Dai, ora mettetevi al lavoro. Io intanto saluto gli amici di Radio DJ. Allora, dottor, se permette, mi saluti quel coglione di Roberto Ferrari. Ma come ti permetti, capra? Vai a lavorare. Come ti permetti di offendere Roberto Ferrari? Grazie, grazie, dottor Sgarbi. La parola coglione a Roberto Ferrari la posso dire solo io. Ecco, grazie, meno male, meno male. Pronto, Ferrari, mi senti? Sì, sì, la sento. Coglione! Beato lei, dottor. Dai, 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 dica ai suoi uomini di carteggiare i muri del Colosseo, intanto ti procuri la carta da parati fiorata. Ma come dottor, ma quanto cazzo la trova Roma tanta carta da parati? Per Colosseo mica la cameretta di mio figlio. Questo è grande. Vabbè, 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 dia a me, coglione. Mi dia quel telefono. Quel telefono di merda che è in mano, tutto sporco di calcina che telefono io. Sì, buongiorno, il colorificio? Sì, buongiorno. Buongiorno. Le volevo fare una domanda. Voi avete la carta da parati fiorata? Noi l'abbiamo su ordinazione, non pronta consegna. Ecco, senta, sono Vittorio Sgarbi. Avrei bisogno di una fornitura molto importante di carta da parati fiorata. Sì, cioè, abbiamo parecchi campionari. Ecco, però per dare un'idea, noi utilizzeremo questa carta da parati per un'opera di restauro qui a Roma. Ma no, ma cosa sì. Lei che colori ha? Adesso ci sono vari campionari con vari colori, adesso dovreste vedere voi, insomma. Ecco, no, perché io ho deciso di coprire una parte del Colosseo con la carta da parati. Ah, una parte? E ride, la capra ride, cosa ride? No, no. Cosa ride? Una capra, lei è una capra ignorante, cosa ride? No, no, no. Io sono venuto a Roma per mettere a disposizione la mia creatività. Sì, sì, no. Ecco, allora cosa ride? E sto chiedendo una carta da parati per ricoprire il Colosseo. E allora? No, lei ha benissimo ragione. Allora, se lei crede che io sono venuto a Roma... È una cosa non comune, insomma, non è da tutti i giorni. È una cosa che non fa ridere. È una cosa che non deve far ridere. No, 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 per carità. Se lei ha voglia di ridere, le racconto una barzelletta. Ok? Un ragazzino torna a casa da scuola molto triste e dice alla mamma: la maestra è sempre gentile con tutti i miei compagni, tranne che con me. Chiama gli altri: Giorgino, Robertino, Paolino, Marchino. A me invece no. E la mamma lo consola: non te la prendere, Pompeo, te lo spiegherò quando sarai più grande. Ti ha fatto ridere? Sì, ho capito. È carina, è carina. Ha riso? Sì. Ecco, comunque passerò lì per vedere la carta da parati fiorata. Va bene. E mi fa vedere le tonalità qua. Ecco. Facciamo dalle 6:30 di mattina fino all'1. Caspita, dalle 6:30. E dalle 2, dalle 14 fino alle 18:30 di sera. Ecco, l'importante è che non rida, ok? No, 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 vabbè. Lì per lì sembra un po' una cosa un po' particolare, insomma. Giusto, ecco, va bene. E allora siamo d'accordo. Vaffanculo. Ciao belli.